In campagna elettorale, se si andrà alle politiche, noi non diremo voto al Movimento 5 Stelle, ma diremo voto al Movimento 5 Stelle con questa squadra di governo. E quindi i cittadini voteranno non il Premier, e neppure il Movimento, voteranno una squadra di governo. Stiamo facendo una cosa che non è mai stata fatta nella storia della Repubblica. Presentare una squadra di governo, una proposta di squadra di governo prima delle elezioni. Le persone che vi presenterò oggi non sono persone patrimonio di una forza politica. Queste persone sono patrimonio del Paese, persone in linea con i valori che abbiamo portato avanti in tutti questi anni, in cui abbiamo creduto in tutti questi anni, nell'azione come cittadini, come istituzioni, nell'azione politica che ha provato a cambiare il Paese e che può cambiare il Paese nei prossimi anni. In questi anni ho potuto apprezzare, sviluppare, conoscere i temi dell'autonomia, anche alla luce delle esperienze di autogoverno della terra dove vivo, il Trentino Alto Adige. Ho anche potuto fare numerose proposte sui punti programmatici del movimento, in particolare sulla democrazia diretta, sul taglio ai costi della politica, sul taglio agli sprechi, sul risparmio energetico, sul conflitto di interessi. Molte di queste proposte, alcune di queste proposte sono state approvate portando dei benefici reali ai cittadini. E questo dimostra una cosa semplice, ma vera. Il Parlamento può lavorare per l'interesse di tutti. Ci vuole solamente la volontà politica e noi nel prossimo futuro abbiamo il compito di centellinare, di approvare le leggi in maniera oculata. Dobbiamo legiferare meno, ma soprattutto dobbiamo legiferare meglio. Abbiamo la possibilità di farlo. Ho accettato di collaborare con Luigi Di Maio nella logica di uno spirito di servizio. Sono impegnato in particolare, e riporrò il massimo impegno, questo sì, per cercare di ottenere degli obiettivi, sì è vero, molto ambiziosi. Rendere più efficiente la pubblica amministrazione, semplificare i rapporti tra la pubblica amministrazione e i cittadini, gli operatori economici, gli utenti in generale. Diffondere anche tra i cittadini la cultura della legalità, far rispettare l'articolo 54 della Costituzione. Coloro che, a cui sono affidate funzioni pubbliche hanno l'obbligo di adempierle con disciplina e onore. Lo sport deve tornare ad essere una disciplina con pari dignità rispetto alle altre. Al centro dei programmi didattici, destinatario di risorse e mezzi adeguati. Lo sport è meraviglioso, facciamone un uso appropriato. Grazie. L'Italia è da sempre protagonista nel mondo, in molti ambiti. A partire dal Mediterraneo, dovrà agire in modo ancora più incisivo, non soltanto recependo normative, ma guidando e promuovendo strategie, dalla sicurezza al commercio. Noi affrontiamo un costante stato di emergenza che deriva da criticità che spesso provengono da fuori il nostro paese. Queste criticità impattano la nostra società. È quindi fondamentale lavorare, questo è uno dei nostri obiettivi, per mantenere aggiornate le professionalità, adeguandole costantemente alla mutevolezza dei fenomeni, formare figure capaci di anticipare i fenomeni stessi, quindi invertire la rotta rispetto ad inseguirli i fenomeni criminali e comunque le minacce, ma essere sempre più capaci di prevederle, rendere più snelli i processi decisionali, incrementare quelli che sono gli aspetti legati alla cooperazione internazionale tra le forze di polizia. Tanti cittadini che avvertono la solitudine dell'onestà. Noi
con il nostro programma sulla giustizia ci rivolgiamo prima di tutto a quei cittadini, e a quei cittadini diciamo: lo Stato è al vostro fianco, lo Stato è con voi. Il nostro governo assicurerà al Paese forze armate più efficaci ed efficienti, capaci di rispondere alle nuove minacce e di innovarsi, rimanendo economicamente sostenibili. Per imprimere il cambiamento di cui abbiamo bisogno, il Ministero dell'Economia agirà in sinergia profonda con tutti gli altri ministeri e in particolare con quelli del lavoro e dello sviluppo economico, qui rappresentati dagli amici e colleghi Pasquale Tridico e Lorenzo Fioramonti. È una visione complessiva. Se voi vedete il nostro programma di sviluppo, in realtà è come un filo rosso che collega tutti gli elementi che avete ascoltato finora, dalla difesa agli interni, dalla sicurezza alle migrazioni. Noi capiamo che la politica di oggi non si può fare a compartimenti stagni. Credo fortemente che il nostro sistema agroalimentare, a cui io diciamo ho dedicato parecchi anni di vita allo studio, all'applicazione, all'implementazione delle politiche, sia una grande opportunità per il nostro Paese. Vogliamo muoverci per coniugare efficienza dei costi di trasporto e sostenibilità ambientale. Un Paese che si muove meglio, in maniera efficiente, che coniuga mobilità, rispetto del territorio e ambiente, è possibile ed è il nostro obiettivo. Il lavoro, prima di tutto, è dignità. Il lavoro certo è salario, è quello che serve alle famiglie per andare avanti, ma è dignità, permette alle persone di essere incluse nella società. E allora, ho utilizzato un termine forse troppo morbido, dicendo superiamo la buona scuola, e allora, se mi è consentito precisare, riscriviamola e che sia buona per davvero. A volte, quando sento parlare eminenti esponenti politici, non colgo la consapevolezza che il settore della cultura, il settore dei beni culturali, il settore del turismo saranno probabilmente tra i principali creatori di lavoro in Italia nel futuro. Per farlo è fondamentale, bisogna assolutamente dare priorità alla formazione. Identificare le cause dei problemi della sanità italiana, che poi non sono altro che una sorta di cancro metastatico. Adottare le terapie mirate per estirpare questo tipo di meccanismi aberranti, o perlomeno per cercare di correggerli nel miglior modo, è un compito arduo. Ma se ci sarà data l'opportunità, questa rappresenterà la mia missione futura. Oggi avete conosciuto una squadra di governo per l'Italia che può esistere dal 2018 al 2023. Non dipende da nessun altro se non dai cittadini italiani. Noi crediamo di aver messo le persone giuste al posto giusto. Adesso permetteteci lunedì di poter iniziare ad insediare questi ministri presso ogni ministero della Repubblica, andare al governo e cominciare veramente a cambiare le cose. Grazie.